Modena ospita il settimo meeting nazionale della rete italiana Città Sane, legata all'OMS, e proprio dall'OMS ha avuto lo stimolo a lavorare su un tema nuovo, quello dell'ambiente costruito, la salute e la sicurezza. Entrambi sono fattore fondamentale per uno sviluppo armonico delle città. Il tema delle città sane, che oggi anima questo convegno, parte da un'idea di fondo estremamente importante, e cioè l'ambiente, inteso come realtà complessiva in cui viviamo, in cui sono costruite le città, in cui ci muoviamo, per effetto di queste interrelazioni determina problemi che incidono sulla salute e hanno bisogno non tanto di provvedere alla cura nel momento in cui insorge una malattia, ma creare un contesto nel quale non ci siano questi elementi che determinano appunto lo scadimento della salute. Quindi qualità dell'insediamento abitativo, qualità del modo di spostarsi, qualità dell'alimentarsi e, bisogna dire, anche qualità complessiva intesa come aria e altri specifici contesti ambientali. L'urbanistica ha saputo nel corso degli ultimi 30 anni integrarsi con altre discipline molto importanti. Penso all'energia negli ultimi tempi, penso all'ecologia 15 anni fa, penso alle scienze naturali, ai trasporti. Adesso deve fare lo stesso passo nei confronti delle problematiche della salute e della sicurezza, misurandosi con le tecniche, con, diciamo, le capacità, le scelte che questi due, diciamo, settori comportano, integrando in un unico progetto salute e sicurezza per la città contemporanea. Credo che questo debba essere fatto immediatamente, avendo, diciamo, attenzione soprattutto ad un aspetto della città, che è quello dello spazio pubblico. Spesso gli spazi pubblici che vengono realizzati negli anni più recenti sono spazi pubblici che non sono adatti all'uomo, alle sue necessità, alla sua maniera di vivere, e quindi ottengono qualche volta un risultato diverso da quello che dovrebbero avere. La rete delle città sane dell'OMS ha proprio questo come obiettivo e come missione, quello di far comprendere che per avere dei cittadini in salute dobbiamo costruirgli intorno una città sana. L'idea di città sana è una città in cui il tema della salute non è appannaggio soltanto dell'assessore alla salute o della sanità o dei servizi sociali, ma è un qualcosa che tutti tengono presente, gli urbanisti nel pianificare il tessuto urbano, chi si occupa di mobilità nel pensare le reti di mobilità, chi si occupa di sport, chi si occupa di ambiente, sono tutti fattori che contribuiscono a rendere più sana una città. Una città che comporta un approccio diverso rispetto al passato, a mio giudizio sempre un approccio di pianificazione, ma non ristretto alla sola amministrazione comunale, ma che riguardi tutti i territori che sono ormai investiti da questa crescita della città. È un affresco della prima metà del 300 in cui viene riportata, riprodotta, rappresentata la città felice. Perché? E questo è il primo elemento importante. Non perché è stata fatta, resa felice da Dio, dagli angeli, da chi altro, ma perché è ben governata. E su questa città felice, ricca, bella, vola un angelo che trascina un cartiglio in volo. L'angelo si chiama Securitas, sicurezza. E sul cartiglio, al primo rigo, c'è scritto: senza paura ogni uomo franco cammini, che dice che la città felice, ben governata, è la città dove il cittadino non ha paura, il cittadino è sereno. E in questa città, perciò l'affresco viene considerato un esempio straordinario di affresco precettivo, cioè di un quadro che non solo rappresenta, ma un quadro che dà le regole della vita, vengono rappresentate le regole con cui Siena era costruita negli stessi anni in cui Lorenzetti dipingeva alla fine della prima metà del 300 il suo affresco. Siena, prima città d'Italia e d'Europa, si dava un regolamento edilizio per fissare come costruire i palazzi,
e come arare i campi. E tutto questo, i campi nell'affresco sono rappresentati non come erano arati, ma come dovevano essere arati. I palazzi non come erano, ma come dovevano da quel momento essere costruiti. Perché la città della serenità è la città delle regole. Questo è il dato fondamentale. C'è un documento da cui partiamo per una riflessione, vorremmo arrivare a fare delle proposte in modo tale che il tema della salute venga messo al centro dell'opera di chi fa i piani strutturali delle città, di chi davvero si preoccupa della pianificazione urbana in modo tale che le nostre città siano sempre più intrinsecamente sane. Da Modena vogliamo lanciare una sfida sia agli urbanisti affinché progettino le città tenendo presente anche i temi della salute e della sicurezza urbana, ma c'è una sfida a livello nazionale ai legislatori affinché aggiornino la legge quadro sull'urbanistica, che è ancora piuttosto vecchia, del 1940, così come una legge quadro sulla sicurezza urbana che mette in relazione le competenze dello Stato con quelle delle regioni e dei comuni. Le città hanno elaborato progettualità importanti che hanno bisogno di adeguati finanziamenti, di progetti ad hoc come ad esempio i contratti di quartiere, per riuscire a procedere in questa azione di innovazione verso la sicurezza. Ed è questo che vogliamo lanciare a livello nazionale.